Quindi, eravamo arrivati oggi a questo punto. Eravamo arrivati in questo oggi, ieri, nel gameplay che in realtà voi avrete visto probabilmente ieri. Siamo arrivati a questo punto e non sapevamo bene che fare. Bene, utilizzando i nostri sensi di ragno, premendo LB, e avvicinandoci a questo, abbiamo spostato il quadro, abbiamo trovato un interruttore che si è attivato grazie all'energia che noi abbiamo sparato dentro quel coso. Quindi adesso possiamo attivare l'interruttore e così possiamo accedere anche a questa stanza segreta dalla parte normale. Alessandra, è veramente, ciao Lori Gamer, è veramente una cosa ottima questa cosa del Game Pass a 1 euro. E infatti, secondo me hai fatto bene ad approfittarne. Allora, non funziona. Print development process. Developer stop path. Oh, aspetta. Non dimenticarti della luce rossa. Luce 5 secondi, tempo di ogni pagina 3 secondi. Ok. Dovremmo capire. Lì c'è un Ok, interruttore. I know how this works. I need three liquids to develop the photo. Sì, però. Boni, qui c'è troppa roba. Non ho niente. Non ho niente. Ok, questa è la luce. Questa è la foto. Looks like there's a train missing. Manca una bacinella. E qui servono delle robe. Ok, quindi mi servono degli ingredienti per sviluppare le foto, che trovo qua. Il That's one. fixer. Two more to go. This should come in handy. Una bacinella che mi serviva. Clap, clap. Hope he's not using it as a textbook. Malleus Maleficarum of Hammer or Hammer of Witches. Cavacca, leggi. Il martello delle streghe. Vabbè, c'eravamo arrivati fino a lì. Clam, clam. Qui I could che sense something stirring behind that symbol, è? like a gust of wind moving a curtain. Quindi percepiva qualcosa dietro a questa cosa, vabbè, ovviamente. Allora, sta diventando più forte. Sento che sta uscendo, si insinua nella mia mente, vuole uscire, non può uscire, non glielo permetterò, anche se dovesse significare no, troverò un altro modo. Allora, questa è la mia teoria. Il nostro Thomas è stato impossessato dalla creatura che, insomma, ci hanno fatto vedere più e più volte all'interno dei trailer. Oh, intanto c'ho il multigrade. Un altro coso. Third time's the charm, perché è l'ultimo che dobbiamo utilizzare, l'ultimo liquido. Quindi vi dicevo, la mia teoria è questa, che lui è stato effettivamente impossessato da questa creatura. Quarta domanda, porterai anche la saga Assassin's Creed se ti va? Ci pensiamo, non sono sicurissimo. Il libro degli Inquisitori, ah, hai visto? Questa è una cosa che non sapevo. Quindi quel libro di prima era il libro degli inquisitori, Hammer of Witches, quindi il martello delle streghe, che utilizzavano appunto, credo, per cosa lo utilizzavano, tra parentesi. Suppressing Suppressing, huh? Not sure I the like the sound of that. supernatural. Quindi sopprimere il soprannaturale. Reprimere il soprannaturale. Capito? Questo è lui che aveva in sé qualcosa di soprannaturale che non riuscivo a controllare e probabilmente è quel mostro. C'ho un po' questa impressione. Oh! Hey, that's all of them. So, you want to be a photographer? I do. Developer, bath fixer. Quindi. Ok, ci abbiamo tre cose. Qui appoggiamo una bacinella. Qui ci mettiamo. Ah, devo leggerla in italiano perché sennò non lo so. Rivelatore bagno d'arresto fissante. Oh, sicuramente il fissante è il terzo, quindi lo ficchiamo qua. E stiamo sicuri. Poi abbiamo il multigrado e l'arresto. Ok, quindi il multigrado è il primo. L'arresto è il secondo. E ok. Qui ci mettiamo la carta fotografica, la teniamo sotto per 3 secondi, mi pare, no?
Don't forget about the light. Light 5 seconds time in each tray. 5 secondi sotto la luce. E ora li contiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. 5 secondi sotto la luce e sulla bacinella 3 secondi. Quindi adesso li mettiamo nella bacinella qua, 3 secondi. No! Ok, ho sbagliato, scusa. Dai, fammecela mettere, su. Grazie. 1, 2, 3. Dovremmo esserci. Adesso la mettiamo di qua, per altri 3 secondi. 1, 2, 3. Ciao Youssef, benvenuto. Per svelare le streghe ti spiegava i metodi che dovevano usare per farle confessare. Ah, ok. Era un libro quindi che utilizzavano per spiegare, cioè per spiegare i metodi che bisognava utilizzare per far confessare le streghe. Quindi le vari, i vari tipi di torture, immagino. 2, 3. E ora abbiamo la foto. In alto a sinistra, Nicolò, perché in alto a destra molti hanno la chat con il plugin. Who's there? Ostia. Una Madonna. Questo è Thomas, raga. Hello? Are you all right? Don't. Look at me! Porca miseria. Ok, qui bisogna scappare. Ispeziona. Quindi il suo problema è anche che è nudo. Voglio indossarti. Let me try you on. Oh, 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 oh. Continua. L'ho premuto RB. Non ha funzionato. Vacca. Wait. Don't go. Sì, in effetti quando è in quel mondo dovrebbe squagliarsi dopo un po'. Però vabbè, forse è metaforica la cosa, no? Lui riesce a prenderle l'anima, diciamo. Potrebbe starci alla fine. Comunque non mi funziona il coso. Non mi funziona il potere. Devo solo evitarle. Ecco, questa è una stronzata. Questa è una... la stronzata... Cioè, adesso ve la spiego qual è. Ah no! No, raga, scusate, c'è qualcosa che non va. Allora,
Non hai le cariche di luce. Ma veramente? E mo, quindi che faccio, scusa? Devo ricaricare? No, non mi dite sta cosa, che è veramente tremenda, secondo me. Non ho le cariche di luce, sarebbe la cosa peggiore del mondo. Don't go. Oh, God. È vero, non ho le cariche di luce. Però... scusa, come faccio allora? Cioè, ti devono dare modo di uscire da questa situazione anche senza le farfalle. No, è impossibile, dai, non è possibile. Momento riflessione. Allora, se non è possibile affrontare il mostro senza cariche di cosa e non ti danno la possibilità di riempirti le cariche, è una stronzata e è sbagliato. Non ti preoccupare, Gekosse, non c'è bisogno che stai male per noi. Non sei completamente senza difese. Lo so, ma non ce l'ho le cariche di energia e creare uno scoppio spirituale. Come faccio? Adesso proviamo che arrivo all'ultimo bivio e vado verso sinistra il più velocemente possibile, però... mi sembra una cosa stupida. Ho capito, è stupido anche perché è scriptato, cioè in realtà è facile sopravvivere, capito? Oh, quindi adesso vado a sinistra e poi subito a sinistra. Vero. Avevi ragione chiunque tu sia. Ok, qui c'è l'energia. Ok, è andata, ok, no. Se dovevo utilizzare l'energia era veramente una cosa assurda. Ok, quindi la luce effettivamente è l'arma che abbiamo contro di lui. E ci abbiamo uno scudo e uno scoppio da poter utilizzare. Tipo questo, ragazzi, è un tipo di gameplay visto, stravisto e stravisto. Sì, le cariche per la forza spirituale, esattamente. Scusate, ma io non vedo dov'è lui. Buonasera, The Archivist. Sembra Resident Evil. Ciao Nina, un saluto dall'America, un saluto anche a te allora. Saluto italiano. Dai, non ci vede, ma su. Mi piace che dice voglio indossarti. Questa è sicuramente una cosa... No. Ok. Questa è sicuramente una cosa nuova. Comunque qua per esempio la grafica non mi piace tantissimo in questa scena, perché guardate il pavimento. Sembra fatto di niente. Cioè che è?
Cioè, anche sta telecamera mica te fa capire dove cacchio stai. Ciao, bello. Sfondiamo la barriera. Ciao, Raulo. No, ma sai cosa, Simo? È che mi sembra tanto, tanto, tanto scriptato. Cioè, per esempio, no? In questo corridoio, perché ci metti le porte se non le posso aprire? Non ce le mettere. Quelle sono porte per bellezza. Non ha senso. Levale. O me le fai aprire, e allora, ok. Tipo, anche qua premo A, e fa tutto da sola. Cioè, non c'è un rischio, capito? Il gameplay è bello, secondo me, quando c'è un rischio nel fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Io qui premo A e fa tutto da sola. Oh, un fiore. Ciao Edoardo, grande che sei riuscito a venire qua. Oddio, siamo caduti. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. E dai prossimi due minuti di gioco non so più nulla. Quindi questa è lei che ricorda effettivamente come pensavo all'inizio. Sta parlando con qualcuno? Who was Thomas? And what did he want from me? Ti piace lo script? Ti capisco, nel senso che è un gusto. E in effetti questa è un'avventura grafica. Quindi ci sta che sia scriptata. È che a me non piacciono moltissimo le avventure grafiche perché sono molto scriptate. È arrivata la bambina. Clap, clap. Clap, clap. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Segui tristezza. Le interferenze radio, ragazzi, io non voglio dire, ma Silent Hill paccato, preciso, copiato. Cioè, copiato no, però. Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Fine. Richard.
Richard? No, sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? He's in the day room. Playroom. Day room? No, day room. Trovo un modo per entrare nella sala ricreativa, va bene. Are you trying to show me the way? Sinus be damned. Che c'è scritto? Kowalski Brunon Smoke Alina Morer Victoria Zelazo Boris. Me devo appuntare qualcosa sicuro? Where is Mike Henslin? For 10 years. Allora, la playroom, prima di tutto ci dovrebbe essere una cartina che mi indica dov'è. Seconda cosa, è quella? Forse è quella la playroom, però devo vedere da una cartina se è effettivamente quella oppure no. E non mi ricordo dove fosse la cartina. Qua. Oh, ma lì che c'è? Qualcos'altro? No, questo l'avevo già visto prima, ok. La playroom è... Day room 7. È esattamente quella là, allora. Aspetta, però. Se io sono qua... Non ho ben capito dove sia. Però questo è il main floor, quindi il piano principale, il primo piano. Perciò devo andare effettivamente da qua a destra. Tipo qua dietro dovrebbe essere. Quindi forse da questa porta qua. Ok. Senza forse. Day room. Allora, io continuo a dire che a livello grafico mi convince, e anche a livello narrativo. L'unica cosa che non mi piace è il gameplay. Giornata in famiglia, vacanza in campagna. Però capite che dire che non mi piace il gameplay in un gioco. Continuo a vederlo nei sogni, l'altro posto. Polvere e morte a perdita d'occhio, una sensazione di vuoto che mi dilania l'anima. Mi sveglio tossendo. Sento la polvere che mi brucia nei polmoni. Prego che smetta. Lui dice che non si può evitare, ma dall'altra parte non può dire altrimenti, no? Then again, he wouldn't say that. He would say that, wouldn't he? Ok. Sì, la traduzione più o meno era giusta, anche se non c'era dall'altra parte, però abbiamo capito cosa intendesse. The safest place for the youngest. Il posto più sicuro per i più giovani. Ok, quindi mi serve qualcosa. What now? Oh, vediamo innanzitutto se c'è un modo. Cioè adesso si è aperta, prima era chiusa. Cioè ste cose, ragazzi, cioè che la porta si è aperta a caso adesso. Cioè, non è verosimile che la porta prima non si sia aperta e che adesso si sia aperta. E vi spiego perché. Nella vita reale, una porta si apre a prescindere che tu abbia visto che per recuperare l'attrezzo che ti serve per aprire la porta chiusa devi entrare in quella porta che fino adesso non si è aperta. Se questa porta si apre solamente perché io adesso sono andato a vedere l'altra porta, a me la verosimiglianza me l'ammazza. Perché nel mondo reale non funziona così. La porta è aperta e tu trovi l'oggetto anche se non sai per cosa ti serve. Capito? A me queste cose mi fanno cazzare. Cioè a me mi dovevano far entrare in questa porta anche prima di andare a vedere che là la porta della day room era chiusa. Perché me l'hanno aperta solo dopo? Stessa cosa... Perché io adesso non ci avevo pensato, ma stessa cosa per la porta principale qua, guardate, questa,
Io appena sono entrato, se voi guardate il secondo gameplay, appena entro nell'hotel, dico: ma sta porta come mai c'è se è chiusa e se non posso entrarci? Mi sono avvicinato, la porta non si apriva. Adesso, siccome devo andare nella day room, si è aperta. Ma tienimi tutte le aree aperte. Poi dopo vado nella day room, vedo che non si può entrare, andrò da un'altra parte. Ma perché deve essere così tanto guidato? Cioè, io capisco la necessità di limitare, no? Però, una volta che entri in un posto, tutto deve essere aperto. No che te si apre le porte a caso, senza manco una chiave. Ma che vuol dire? Dai, su! E questo non c'entra nemmeno con il genere, perché prima stavo pensando, ma forse a me non piace molto in gameplay, il gameplay, perché non mi piace quel tipo di gioco. Ma adesso questa considerazione che ho fatto non c'entra nemmeno con il tipo di gioco. Tu mi devi lasciare le porte aperte, perché sennò veramente io esco dal gioco. Cioè, io mi rendo conto che sto a giocare, mi rendo conto che questo è un prodotto di finzione, mi rendo conto che quello che sto vedendo non è vero, e quindi non me ne frega più un cazzo e mi rovini l'esperienza, capito? È questa la questione. È qui la festa. Cla cla. Allora, qua c'è qualcosa. L'ho visto qualcos'altro? No, mi sono sbagliato. Scendiamo. Possiamo scendere anche qua? Cosa, il sangue? Oh, e mi dispiace perché l'ambientazione mi piace un casino. Mi piace proprio. Eccolo. Lo sentite che si avvicina? Cioè, sta parte è bellissima, secondo me. Scusate, ma ecco, questa è un'inquadratura scomoda. Cioè, non sto capendo che devo guardare. Milizia. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that. Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. Comunque, tu dicevi, in realtà anche Detroit Human, seppur molto curato, aveva molte zone non esplorabili. Ma avere zone non esplorabili è una feature tipica delle avventure grafiche. Sì. Cioè, se tu c'hai che tu c'hai delle porte chiuse nelle quali non entrerai mai, alla fine non me frega più di tanto, perché è semplicemente una roba stupida. Cioè, c'hai le porte che non puoi aprire, non si capisce bene il perché. La cosa che mi dà fastidio tanto e che mi estranea dal contesto del gioco è il fatto che c'è un cancello che è chiuso, non si apre, e si apre solo se io vado a vedere un altro cancello che è chiuso. E si apre perché dentro quel cancello c'è la chiave per quell'altro cancello. Il cancello deve essere aperto a prescindere. Poi sarò io che capirò che la chiave che trovo là dentro serve per quel cancello lì. Non sei tu che mi devi guidare così tanto. Capito? Non, secondo me non è nemmeno una questione del genere. Questa è una questione, secondo me,
di stupidaggine, di stupidità proprio. Cioè, io capisco che, per esempio, c'hai, che ne so, un corridoio con 50 porte che sono lì per bellezza. Quello mi dà un po' fastidio, però vaffanculo, ci passo sopra. Questa invece è una cosa grave, secondo me. E concludo con la colonna sonora, la parte più bella della colonna sonora fino adesso, ovvero plam 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 plam. Ok, qua ci siamo stati. Abbiamo visto che praticamente questa stanza non ha avuto molto senso ancora, però prenderà senso piano piano, secondo me. The nurse, she did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse. But how? Why? Non c'ha tanto senso in effetti sta cosa. Ok, devo stare attento alla trama. Forse avrei potuto capire di più se fossi stato più attento. Ah, questo ovviamente è un coso che dobbiamo spostare. Anche questo, no? Cioè, tu il carrello lo sposti e non è che puoi decidere dove spostarlo. Te lo dicono loro dove devi spostarlo. No, non puoi spostarlo al di fuori di dove loro pensano che debba essere spostato. O forse ho appena detto una cazzata. No, io l'ho spostato e adesso non si sposta più. Potrebbe essere il mostro di prima, ma secondo me mi pare strano. Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Definitely didn't need to feel that. Mi sa che ha sentito anche l'odore. Qua tutto chiuso. Bella st'ombra, oh. Ecco, ecco, ecco. Ok, ok. Allora, quando un'ombra fa sto lavoro, a livello grafico siamo messi bene. Cioè, avete visto che roba? È perfetta. È perfetta st'ombra. Guardate anche l'ombra della lampadina. Dopo lei si muove come Claire di Resident Evil 2, però ah, stupendo, stupendo. Poi mi piace troppo sta telecamera con le sfocature, bello, bello, bello. Mamma, a livello visivo mi fa impazzire, raga, mi fa proprio impazzire. Questa è un'altra delle cartoline del guardiano. Amore mio, vorrei avere il coraggio di invidiare questa lettera. Di inviare questa lettera. Sembra così facile, basta infilarla nella buca delle lettere. Allora perché non ci riesco? Un giorno lo farò, promesso. Ti amo con tutto il cuore. F. Dovremmo scoprire anche chi è questo F, perché abbiamo trovato sto Richard che non si sa bene chi è, questo Thomas che ci ha chiamato e che abbiamo scoperto essere il progettatore, il manager dell'hotel. E dobbiamo anche capire chi è questo F, cioè sappiamo che è il custode, ma non sappiamo nient'altro. Ciao calcestruzzo. Allora, Francis è lui. Frank, quindi. Francis, che cosa dovrei fare con te? Dopo la chiusura del Niwa, mi pregasti di tenerti qui. Dicevi che ti serviva del tempo per sistemare le cose, che avresti potuto essere utile. Ma ora so che mi stai solo usando come scusa. Come quelle lettere che continui a scrivere. Lo so che non ne hai mai inviata nemmeno una.
In famiglia tutto bene, signor Rekovic. Forse andrò a casa la prossima primavera, al massimo l'estate. Chi vuoi prendere in giro, Frank? Beh, almeno finché sei qui posso tenerti d'occhio. Assicurami di non trovarti ubriaco marcio, svenuto in mezzo alla neve. Direi che è il minimo che possa fare. Buon vecchio Frank. Troppo impaurito per vivere, troppo testardo per morire. A volte mi sento in colpa ad usarti così, ma poi mi ricordo che mi serve tutto l'aiuto possibile. E questo... signor Rekovic, quindi questo è Thomas che ha scritto a Frank. E quindi già veniamo a sapere che Frank voleva inviare tutte quelle lettere alla sua famiglia, ma non ci è mai riuscito. Probabilmente perché lui viveva questo lavoro anche come una scusa per star lontano dalla propria famiglia e viversi magari la sua individualità, no? Credo che Francis Frank sia il custode. Se infatti guardiamo qua negli appunti, abbiamo cartoline del guardiano che sono tutte firmate F. E poi, invece, tra le note di un uomo preoccupato, che secondo me è Thomas, abbiamo buon vecchio Frank. Ovvero, Francis, cosa dovrei fare con te? Mi pregasti di tenerti qui dopo la chiusura. Quindi secondo me Francis è il custode e Thomas è il tizio. Sì, intendo le cartoline, scusa Nettuno. Sì, intendo le cartoline. Plam plam. Ok, qui c'è un'altra porta chiusa. E qui che c'è? Bolt cutters? Might be useful. If only I could reach them. Allora, lei mi vuole dire che non ci arriva. Sì, in effetti sono molto in alto. Quindi servirebbe qualcosa per spostare da mettere qua. Oppure dovremmo salire. Ma più indietro. Porca troia. Wow. Sadness? How did you... Ah, shit. Segui la scia dello spirito. Plam plam. Ah. Qui che c'è? Ah, una porta che si apre questa, eh. Non è una porta chiusa, attenzione. Hey. Wait up. Come on, Slowpoke. I've got an idea. We're gonna show that weirdo. What are you gonna do? There were some kids here. C'erano dei bambini qua. E beh, sai, la play, la day room. Adesso mi fa scendere qua. Scenderemo. Hello? Anyone? E siamo ritornati qua. Ah, c'è un... Oh, questo è carino. Ready or not, here I come. That voice. E questa era la bambina. Ready or not, here I go. You can hide, hide. Ok, riseguiamo. Eh sì. Oh, lì c'è una bambola. Questo non c'ha niente su cui usare l'intuizione? What? No. It's fine. I'm sure they're here somewhere. No, Bernard wouldn't do that. He's nice. Oh, she's talking to herself again. What a freak.
Hey, don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Bernard. Quindi questi sono tutti bambini che giocavano con lei. La bambina dalla maschera bianca che conosciamo, no? Perché ferma lì? Vabbè, allora, intanto andiamo giù un attimo. Io questa l'ho già esaminata prima. Però, se mi si illumina così, non posso dire no. Questa l'abbiamo già fatta. Non rompi i coglioni. Abbiamo già fatta questa. Allora. Forse vuole dire che dobbiamo andare. Ah. Un carro armatino. Here she comes. Come on. It's dark in here. This isn't funny. I really don't think we should. Shut the heck up, Bernard. Guys. Oh. Kids can be such assholes. Veramente. Proprio stronzi a volte i bambini. Quindi praticamente la isolavano, no? Comunque la. No, quello l'abbiamo spostato prima. Qui ci siamo stati prima. You wanna show me something? What the hell? C'è scritto "It looked back at me". Mi ha guardato a sua volta. Che bella traduzione. Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? La statuetta di un gatto bianco. Non so perché ti suona familiare. Oh. Illustrazione strappata. Ah! Alice nel Paese delle Meraviglie? Vabbè, ovviamente ci doveva essere qualcosa con gli specchi. Un gioco come questo. Ma aspetta, vuole davvero che torni indietro o sombriaco io? No, mi sa che non sombriaco io. Adesso che oggetti abbiamo raccimolato? La torcia, la statuetta del gatto bianco. Non ci fa. Io credo che debba far così. Eh no, però mi sa che. No, mi sa proprio che devo andare qua invece. Plam plam pom. Plam plam. Confermo stronzi. Però quando urla per aver fiddato troppo su Lola. Hai ragionissima. Questa l'abbiamo già vista. Niente raga, queste cose sono ferme qua. Ma io non vedo nulla. Cioè mi sbaglio o... Raga, io non vedo niente, niente, niente. Forse a sto punto possiamo andarcene dallo spirito e tornare verso lo specchio. Esatto. I felt a slight tug in my pocket. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Immaginavo che c'entrasse qualcosa allo specchio. Guarda, fortuna che ho questo intuito devastante. Buonasera Massimo, benvenuto. Ciao Gianluca. Capito, c'è una scia che mi dice dove andare, mi dice quello che devo fare.
Fortuna che adesso non c'era, fortunatamente. Questa l'ho dovuta capire da solo, almeno. Si apre un solo armadietto, capito? Bravo, bravo, sono le stesse cose che critico io. Prima, dovevi vedere prima. Mi si è aperta una porta a caso, cioè prima non si apriva. Dopo, siccome ho guardato in un posto, si è aperta. Ma vaffanculo, se deve aprire comunque. Grande Lori, ti aspettiamo. It was the first time it had ever happened. Ovvero? I touched the mirror and crossed over to the other side. Quindi lo specchio diventa una porta per l'altra dimensione. What the hell is this place? Io devo dire che a volte la gestione delle inquadrature è veramente fatta male, cioè no, fatta male, non è ottimale, ma a volte, tipo, io credo che da là ci sarà un bellissimo panorama. Credo che a volte invece sia veramente bella. No, non mi fa affacciare, bastardo. Io pensavo mi potessi affacciare da lì. Non fanno più Broken Sword di una volta. Mamma mia, Broken Sword, ragazzi. Ho giocato solo al primo, però. Questo era Bernard, dici? Quarzo versus... No, basta. Quarzo versus The Medium, comunque bellissimo. Segui la scia dello spirito. Infatti mi sa che farò una recensione incazzata di The Medium. No, senza parolacce o vol... Senza parolacce o volgarità, dicevo. Sì, ormai abbiamo capito che usi l'energia. Non è che c'è bisogno di ogni volta. Ah, e qua è per passare alla dimensione normale. Quindi sono rimasto intrappolato nel mondo dall'altra parte? Split screen! Un'innovazione del gameplay incredibile! Mai stata fatta in tutto lo storia dello videogame! E poi dopo me la togli. Tra parentesi, Soul River e Silent Hill. Le tronchesi sono lì. Sta roba è figa, però. Sta roba è bella, che sono lì però sono nell'altra realtà. No, li ho letti, Simo. Li ho letti. E l'avvocato. Aspetta. Avvocato dell'accusa, signor Quarzo, conferma che in data era in compagnia di The Medium. E Quarzo, certo. E l'avvocato. E conferma di aver utilizzato una decina di coltelli per abbattere la vittima. E Quarzo, non solo coltelli ma anche una doppietta. Bellissimo. Simone, ragazzi, Simone Salice è un mio amico. È un mio amico vero, cioè vero, della vita reale, che stasera ci fa compagnia. Quindi salutatelo con lo dovuto rispetto. È partito il marchigiano, sì. Se si fa l'abbonamento si può togliere quando ci vuole. Sì, quando vuoi. Però in realtà mi sa che te lo rinnovi in automatico, quindi devi ricordarti di disdirlo, perché sennò te incula. Oh, la statua... Ah, qui posso usare il... Allora, questa è una roba che mi piace, guardate, Posso utilizzare un coltello, un rasoio in realtà, che ho trovato. E la sensazione che ti dà quando premi giù... È veramente figa. Cioè sembra proprio che stai a scoiare qualcosa. E fa un po' senso.
Orca troia, no. Bella sti inquadratura. Tipo, vedi, questa a me piace un botto. Madonna. Questa è la maschera di Bernard. Quindi adesso devo riportargliela, immagino. Trova un modo per entrare nella sala ricreativa, prende il trucco e manda via. Manda via l'anima di Bernard. E poi ti manda via. Vabbè. Traduzioni così, ma è giusto, è giusto. Ecco, questa era un'inquadratura che valeva la pena. Per cui valeva la pena averci un'inquadratura fissa. Comunque, per chi non lo sapesse, il compositore della colonna sonora è il compositore della colonna sonora di Silent Hill, che collabora con un altro, però per farvi capire che l'ispirazione a Silent Hill non è solo visiva, ma è anche a livello di colonna sonora e altro, perché come vi ho detto, il fatto, no, la divisione tra il mondo reale e il mondo degli spiriti è molto simile anche nelle tonalità dei colori, nella palette dei colori, a quella di Silent Hill. Qui possiamo usare la maschera e vai. Anzi, diremmo io e Gali. Gali, chi è tuo fratello, Simo? Ok. Ah, e qui c'è la statuetta. Ma va, solo che è nera. Che ovviamente dall'altra parte lo specchio, bianco e nero. Woo! Oh! Ok, sto stronzo che vuole. Ciao. Ciao, bello. Mo che fai? Ciao. Allora. Siamo tornati nella realtà reale, tra virgolette. Ecco, ah, siamo entrati in una di quelle porte che non si apriva. E non si apre manco adesso. Ma vaffanculo. Ogni tanto ci sono ste robe che veramente io non comprendo. Cioè, avete un gioco così bello, ma fatelo bene. Che ne so, Simo, hai detto... No. Hai detto Gali? Non lo so perché. Non so a chi ti riferivi. Se a Gali veramente o a tuo fratello, non capivo. Sì, Salice è di passatempo, sì. Orco due, fugge! Ready or not, here I come. You can hide. Chiara? Ciao. Ciao. Raga, è tornata pure Chiara da... dal delirio. I couldn't believe it. That thing could travel between worlds. Pure tu puoi attraversare i mondi. Cancello. Qualcos'altro? Interruttore? No, examination room. Allora, com'è andata sta serata? Chiara fa serata a scuola, raga. Al limite della... Finisci la frase. Non lo so. Fammi ridere per qualcosa di sensato. No, in realtà sono al limite della... Come si chiama questa cosa? Coprifuoco. Coprifuoco. Bello questo telefono volante. Visto? Telefono volante, staccato. Però, se intuisco bene, riesco... c'è una voce. Ciao a tutti. Chi? Ciao Simone. Allora, questa però adesso si apre.
Ah no, non si apre. Però la posso esaminare. Invece quell'altra non la posso esaminare anche se non si apre, capito? Questa manco. Cazzo. La prima cosa che ho fatto quando ho cercato di aprire la porta è stato guardare le tronchesi dall'altra parte. Ma dimmi come si apre la porta. Me lo dovete far fa me un gioco. Vedrete il capolavoro che esce. Ti saluto, Simo. Infermiera cattiva. Sinceramente non si capisce un cazzo questo disegno. Pensavo che riuscivo a capire qualche... c'era qualche indizio, qualche cosa, ma no. There's more of them. Chi? Ah, quelli con le maschere, ok. Fatti a pezzi come Bernard. Niente nomi, niente volti. Non ho modo di aiutarli. Manda via le anime delle altre vittime. Ok, mandiamole via. Quindi adesso dobbiamo cercare altre maschere. Posso consigliarti un horror spettacolare? E ci mancherebbe. Vai. Quarzo prova ad uccidere The Medium. Bellissimo. No! What are you? Stop! La cam e le riprese non mi piacciono di questo gioco. Invece a me piacciono. Cioè, a tratti. Mi piace molto la grafica e la storia. Mi piace poco il gameplay. L'atmosfera soprattutto mi piace un botto. Questo chi sarà? Vabbè, uno dei due comunque. Ah, però devo scoprire il nome per poterlo. Belle ste mani che scendono dal soffitto. Stavo per girare la telecamera per guardarle, ma non si può fare. Pieno di jumpscare. A me la roba con i jumpscare di solito non mi piace. Ma non perché mi facciano paura, ma perché li trovo una trovata un po' dozzinale. Ok. Ma io adesso posso attraversare quando mi pare? Fatemi capire. Apparentemente sì. Cioè, io c'ho il gatto bianco che quando attraverso diventa nero. Questa è la questione? Sì. Sì. Il gatto è bianco, quando attraverso diventa nero. Ok, quindi posso esplorare un pochetto più in libertà, direi. Perché qua c'erano anche... vabbè no, ormai sono qui. Sti cazzi, famo sta roba. E il problema è che a volte non riprendono tutte le zone, le riprese della cam. E tipo, specialmente quelle che vengono verso di te, tipo qua. Adesso qui va bene perché in realtà ce l'hai la visuale, ma a volte c'hai lei che ti arriva qui, davanti la faccia, e non capisci se devi continuare oppure no. Ho un altro telefono, che bello. Dai. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. Quello è Thomas, quello che ci ha chiamato. Hai capito? Ho spento i termosifoni poco fa. Da poco fa, un'ora fa. Che giochi? A The Medium. Ah, quello che giocavi anche oggi pomeriggio? Sì, quello che ci ho fatto i video pure oggi. Praticamente oggi non ho fatto altro che fare i video di sto gioco. E com'è alla fine? Ti piace?
Prendi una cuffia. Allora, mi piace la grafica, mi piace la storia, mi piacciono i dialoghi. Non mi piace il gameplay. Non mi piace tanto il gameplay. Adesso tu piace il gameplay. Ti spiegherò perché. Piano piano. È molto guidato, diciamo. Ciao Ulisse. Sedie 07. Oh. 07. Ma ci sono 2x. Ah beh, ok. 05. Caldo? Tanto. 09. Forse perché hai fatto anche tanta strada a piedi. Forse. Tu qui c'hai l'intuizione che ti consente, quando trovi una crepa, di percepì quello che ha percepito l'oggetto. E qui ovviamente mi farò leggere anche i numeri delle altre sedie, che a cosa mi servirà? Forse lo scopriremo prima o poi. Ah, lì c'è anche un coso però. An attendance list. Barchia Valdemar. Barrato assente presente. Praticamente c'è tutto passatempo oggi. Vero? Chi c'è? C'è passatempo Pesetoc. Ah, è vero, c'è pure passatempo Pesetoc. Kucharski Jan. Lutek Anthony, Osvarek Nicholas, Smok Alina, Zlil Danuta, Varga Cristina, Vildok Arthur, Zelaso Boris. Non c'è nessun Richard, non c'è nessun Thomas. Non comprendo. Però il mod era Bobon. Il mod. Qual è il mod? Il moderatore. Ah, il moderatore era Bobon, giusto. Quello ci serve tanto, Bobon. Vabbè, comunque 1 e 3 sono barrato, 2 punti assente, presente. Quindi vuol dire che è barrato. Se è barrato è assente. Vuol dire che è assente, però non è barrato. Ah, lì. Ah, ok. Nel senso che era assente poi e poi è arrivato. E poi è arrivato, ok. Forse perché mi serviva i nomi. La caccia ai Jedi. You're going to Poland. Che cazzo è? Nanni Cart Peroni, ma che dici? Pazzoide! Non capisci un cazzo! No, non è vero, scherzo. Non ti conosco nemmeno, in realtà sto scherzando, eh. Per carità, che poi dopo mi denunciate tutti. Comunque, Ulisse, la caccia ai Jedi va molto male, sinceramente. Sono un po' spossata in queste ultime settimane, quindi non riesco a uccidere abbastanza Jedi come vorrei. Sono un po' sotto il mio standard. Ma i Jedi sarebbero i tuoi studenti? Ma non lo so, lui mi ha detto che vado a uccidere i Jedi per le Marche, non lo so. Le Marche piene di Jedi, guarda, capirai. Porco dindo! Da lunedì siamo in zona gialla. Aghilo saddolo porco! Veramente deciso? Sì! Oh, allora c'è veramente... Ci vedremo con Simo. Andiamo al bar. Sì, che dovrebbe essere comunque chiuso alle 6. Sappiamo tutti come andrà. Allora, qua ci ero venuto prima. Boh, mi pare che da ste parti non è che ci sia granché da fare, eh. Nel senso, siamo andati lì. De qua non ci si può andare. Sta porta è chiusa. Vedi, alcune porte te le fai esaminare, altre no. Questa non la puoi nemmeno esaminare, porta. Why? Cioè, usci o tutte o nessuna. Cos'è sta casa? Niente, qui mi sa che non c'è più niente, quindi io torno dall'altra parte. Però la grafica è figa. Mi piace. King Leonidas, mi hai già trovato lavoro, grazie, mi associo. Che lavoro t'ha trovato, Simo? Lunedì torno al lavoro, ma porca troia. Ma veramente? Manca faccia apposta, guarda. Sì, tanto lui ormai l'ha stabilito che quando c'è la zona rossa lui è in ferie. Porco di che schifo, raga. Allora.
sono delle braccia senza soffitto. Sì, ma guarda come corre. E sono fighettine. È un po' frufru, diciamo. È un po' frufru. Per non dire cose che non si possono dire. Bra. Però su Twitch non si possono dire. Qua si possono dire. Mi sa che non si può dire manco neanche su YouTube. Qua. No, comunque. Vabbè. Sta scappando un mostro in una realtà che non è la realtà vera e corre in questa maniera? Cioè, ma io me cagavo addosso. È un maschio e una femmina. Ah, oltretutto in certe zone non puoi correre. Tipo io adesso sì. Però su quel è una femmina. Però io su questo corridoio non posso correre qui. Perché no? Perché non posso. Oddio. Solo quando scendo posso correre. Quando te lo dico io corri, se no no. Sì, diciamo che no. I movimenti non sono proprio... Solo un po' frufru. Fluidi. È frufru perché corri con il gomito così. Il gomito. Il gomito. Questo è il gomito. Ah! Oscurità. Mamma, comunque è proprio... È proprio? Plum, plum. Silent Hill? No. Perché guardavo anche di Silent Hill. Volevo di Stranger Things. Sì, tanto, tanto. Things. Sa. Chiaro, non mi fa star male. Nothing here. Here. At least not in this world. At least not in this world. Cioè, poi capito, fa tutta sta roba dello split screen, no? Cioè... E infatti non deve essere diviso a metà. Cioè, se tu vedi dallo specchio, io vedo la realtà normale e adesso sono nella realtà degli spiriti. Mm. E c'è stato un momento dei pezzi in cui c'era lo split screen. Ma adesso per passare da una realtà all'altra devo passare attraverso lo specchio. Ma santa Madonna! Come Alice in Wonderland. Come Alice in Wonderland. Infatti c'era un quadro. Ah sì? C'era un quadro di... Ma io lo sapevo che c'erano fanatesi su sta. Clam, clam. Qui ci sono già stato. Ve? There we go. No. Perché ci sono le farfalle? Perché le farfalle è di quella fiola del cazzo. Ah. Cioè la bambina ci guida con le farfalle, capito? Ma io non so i presupposti. C'è una bambina. Oh! Examination room. Sì, c'è una bambina. Tu praticamente... Come su Silent Hill. Su Silent Hill devi trovare tua figlia perché... Scusa. Allora, examination room l'abbiamo passata prima. Mister Calcestruzzo. Grazie ragazzi, la solidarietà è tutto. Simo, siamo tutti solidali, dai. Su sta cosa mi sa che non c'è nessuno che ti dirà mai se, insomma, che è colpa tua e che non va bene che tu te incazzi di sta roba. Ah, io da qui ci sono passato per entrare, ma non ci posso passare per uscire. Mamma mia. Tremendo. Cioè, se roba è veramente un videogioco degli anni 80, forse. Ma quali sono le cose positive di questo videogioco, Quarzo? La grafica, la storia, i dialoghi, le voci, l'atmosfera, la musica. Il gameplay non mi piace. Il resto mi piace. Però non è, cioè, non è d'azione, un gioco d'azione. Nel no, senso, assolutamente. Non ci sono tipo sparatorie. Niente. Così non mi prende l'ansia quando ci gioco. No, non ti prende l'ansia. Questo che sta di la tenuta Palagio in Toscana. Ah, di Sting, ok. Ah, è visitabile, che bello. Per variare dall'hard dissing di Medium. Vabbè, non è hard, dai. Nel senso, sto dicendo anche cose positive che ci sono. E quando le troviamo, le sottolineo. Peccato che non le troviamo. Allora, questa è un'altra cartolina del Guardiano. Tesoro, mi manchi tanto. Spero che presto potrai essere qui con me. Il posto ti piacerebbe molto. Il clima è bellissimo. Il sole splende, il lago è stupendo, le persone sono gentili. Gentili e morte, tutte. Con amore, F. Abbiamo appurato essere il nostro Francis. Quindi queste sono tutte lettere che lui voleva mandare alla moglie, che però non ha spedito alla fine. E dicevo prima, probabilmente perché lui comunque godeva del fatto di poter star da solo e quindi non voleva tornare a casa. Abbiamo visto che Thomas... No, raga, ma c'è sempre sta cazzo di scia che mi dice dove andare. No, ve scongiuro. Cioè, non sarò così mongo che mi serve una scia per forza sempre. E poi la scia finisce nel vuoto, tra parentesi. Anche questo mi ricorda molto Silent Hill, che c'era, no? La strada, la mappa disegnava una strada in cui dovevi andare e poi quella strada cadeva. Solidarietà a Quarzo. Solidarietà? Solidarietà. Niente sparatorie alla passata in pese. Sì, esatto.
Però passatempo ci piace uguale, anche se si sparano, eh? Sì, certo. La gente si spara, si perde le dita, che ci fregano. L'ha persa a passatempo. Chi? No, no. Sì, sì, però no. Non credo l'abbia persa a passatempo. Anche sta roba, no? Lì c'è il coso che sto per morire, è difficile. Tu basta che premi A e poi fa tutto lì A. Cioè, allora non ce lo mette per niente il bunt, il pavimento. Ma infatti sono delle scelte abbastanza discutibili comunque. Secondo me a livello di gameplay potevano fare qualcosa per renderlo più challenging, più difficile da affrontare. Ma l'obiettivo praticamente qual è? Allora, io questa tizia è stata chiamata. It's locked. Ok. È stata chiamata a casa da un tizio che si chiamava Thomas. Lei è da sempre che ha poteri paranormali, per cui può parlare con i morti sostanzialmente. Mm-hmm. E entrare in questa seconda realtà. Quello è un mostro. Seriamente, Chiara, seriamente. Non m'ha visto. Premi X, passi in mezzo alle cose. Oddio, oddio. Dov'è? Là, giù. Io dove sono? Devo capire dov'è. Sì, lo vedo. Devo aspettare che passa. Tutti dicono boss fight, ma non si combatte in questo gioco del cazzo. Però che succede? Sì. Ah, ok, io devo andare là dietro comunque. Oddio, è lì. Vedi che gira intorno alle casse? Io devo andare qua. E non mi vede, capito, lui adesso. Perché non ti vede? Don't worry. Non c'ha senso. Dov'è? Blam blam. Beh, non ti può seguirli? No. Perché? Cioè, credo di sì, in realtà. I'm getting close. That woman was here. Difficile, eh? That woman was here. Close. She was a ballerina. Are we human? She was a ballerina. A ballerina. She was a ballerina. Oh, we dancers. Così, quello, la stanza di un uomo, non c'è dubbio. L'obiettivo qual è? Disinstallarlo. Ah, clam, clam. Ma adesso lo devo chiamare Ulisse? O... Chiamalo Ulisse. Ti posso chiamare Ulisse? Non posso chiamarti in un altro modo. Vivienne. Non ci riesco. One of your stars. Vivienne. Eugène Denisek, l'agente delle stelle. Ma qui c'è un'intuizione, attenzione. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Oh, I'm a ballerina. Okay. Plum plum. There. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. Okay. Vivienne? Just Vivienne? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivienne. The Bolshoi. Bolshoi, lo conosci? Certo, il teatro più importante della Russia. Ma veramente? Sì, that name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Mm. That's not real you. This wasn't her room. I'm guessing her managers? Her manager? Qui non posso correre. Le cartucciate nelle ginocchia alla gente che fa i giochi e non sa fa. Va, smettete correre quando entrate in questa stanza. Plum plum.
Giuro che smetto de rompere le palle su The Medium, eh. Cioè, nel senso, lo sto giocando e cioè non mi sta a fa schifo, capito? Sto esagerando forse un po', però quella roba lì mi dà fastidio, il fatto che ci siano delle scelte che non sono rimesse a te, ma che te le prende il gioco per te. Cioè, tu qui non puoi correre e non corri. Quello è veramente, cioè, la porta non la puoi aprire in questo, per esempio, prima c'era una porta che era chiusa. Io ci sono passato all'inizio e non mi si apriva. Ho fatto delle cose e la porta si è aperta, a caso però. Cioè si è aperta perché io ho fatto delle cose in un'altra parte del gioco che non serviva a niente. Quindi non è che tipo premi pulsanti. No, capito, si è aperta perché il gioco voleva che io andassi lì in quel momento. Magari in realtà c'è un piano ordito dal mostro. Non lo so. Dai, mi sembra proprio troppo, cioè una cappella troppo grossa. Secondo me è una cappella gigantesca. Oh, la maschera. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No. And still no name. There's gotta be something. Ragazzi, sto leggendo i vostri messaggi e mi fate ridere. Really were. Infatti volevo vederla sta cosa dello schermo smezzato, ma è assurdo che non c'è. Cioè c'è stata per la prima ora e mezza, adesso non c'è più. Per carità, tornerà, E poi un'altra cosa assurda è che non eri tu che potevi decidere quando c'era lo schermo smezzato, quando entravi nell'altra realtà, ma era il gioco che te lo imponeva. Vabbè, quello già ci può sta, magari c'è qualcosa di soprannaturale che sì, era porta... così, era così, era così. Quindi ci può sta, tipo come su Stranger Things. Bla bla. No. Non ho niente. Ma what do you mean? Ah. Numeri incompleti. Uno di questi doveva essere importante per lei. Che dicono? Cioè, Ulisse sta tipo paraflesciando cose sui sit. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Casa di George, mamma, Resort Niwa e quel numero che non si sa di chi è. E non posso usare il telefono? No. Te pare? Così semplice e così mondana. Names belongs to your true self. Ellie e Tori. Which one is it? Inna tora, mi tora tora tora. Nit mamma mai bom, pincantora tora. Inna tora. Just words. Sounds without. Capito, io non posso aprire quella porta perché ancora non conosco il suo nome. Me la devi far aprire, poi se sbaglio tornerò indietro, santo Dio. Ma sbaglio? Una volta i videogiochi non erano così. Sì. Vero? Sì, sì. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... what? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Okay. Chiamiamo la madre. Cioè, sentiamo la chiamata con la madre. Yes. Yes, mother, I know. I'm doing my best. What? Grande Lori, grazie mille. Well, ho fatto la sub su Twitch. Io. Grandiosi, raga. You know I hate that. Quindi si chiama Victoria. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Not to her. George, che sarà il suo amante? Hello? Oh, hey.
Are they asleep? No. Marido. It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Laito. Ok, adesso l'abbiamo scoperto il suo nome. Mi pare abbastanza chiaro come si chiama, no? I still don't know. Mi sono dimenticato. Ah, Victoria. Just words. Sounds without meaning. No, c'è il PC che sta soffrendo, eh? Sì, sì. Sto streamare e gioca insieme, tanto se squaglierà prima o poi. Allora, quindi ancora non gli spiana. Ancora non va bene. Però, posso chiamare pure questo del numero, vaffanchiappola. Oh my god, Ellie. I thought you were. No, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But Eugene, that slippery son of a bitch. Slippery Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So if you were talking to Ellie, that means Tori. Oh. It's you. The real you. That's your name. Festeggiamo correndo con quella corsetta tua, dai. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. E adesso posso uscire, capito? Perché ho capito il suo nome. Qui c'è la morte. Qua invece che c'è? Qui c'è l'altra realtà. E qua? Questa è la stanza dove, la stanza dove ci stava il porco. Quindi io devo andare qua e utilizzare le due maschere che c'ho. In realtà praticamente ti si aprono le cose quando, dopo che hai risolto l'enigma, come in quelli tipo su sì. Le bandine of Isaac, è uguale se ci pensi. È come se fosse un gioco 2D. Vabbè, però aspetta, buona. Cioè, qui c'è una parvenza di verosimiglianza. Cioè, tu lì lo sai che stai giocando un giochetto, no? Tu non ti identifichi con Isaac. No, lo so, sì, certo. Qui secondo me la questione è diversa. Cioè, qui l'esplorazione secondo me deve essere più verosimile. Cioè, se una porta era aperta quando sei entrato... Vabbè, io non dico che è giusto come l'hanno fatto, dico che... Provi a giustificarli, a capire perché hanno fatto... Esatto, a motivarlo, nel senso che... Boh, secondo me non è ancora una motivazione. Cioè, perché non c'è nulla che ti impedisce di farlo nell'altra maniera, che è una maniera più verosimile, no? Magari... Sì, infatti è vero. Dove sto? Proprio nella parte più incastrata sono là. Sì, è stato mo svoltato la giornata, Ulisse. La citazione di Decimo. Sì, proprio. Guarda, in realtà la giornata è stata molto low profile. Infatti immagino che potrebbe proprio potrebbe essere che te l'ha svoltata una cosa come per quella. Cena mi sono mangiato una piadina fredda vicino al termosifone tra una lezione e l'altra. Quindi proprio allora racconta pure come hai scaldato la piadina a sto punto. Ho scaldato la piadina e l'ho messa sopra il termosifone. Perché ovviamente l'avevo preparata a casa, era fredda, e quindi l'ho messa sul termosifone così si scaldava. E non si è scaldata, quindi l'ho mangiata fredda perché avevo troppa fame. Povera ragazza anime. Mi patpatto da sola. Ti patpatti da sola. Adesso ci posso andare qua? No, ancora no. Scusatemi, tanto io devo andare che il sabato... Tranquillo, Lori, non ti preoccupare. Anch'io ho scuola. Anche tu hai scuola, poi, infatti. Bene, allora...
Rientriamo da qua. Questa dovrebbe essere la porta che ci consente di andare a mettere le maschere. Ok, Tori l'ho liberata, però mi manca di scoprire il nome di quest'altro stronzo. Ok. One down, one to go. Better get to it. Perché quell'altro noi abbiamo visto un attimo chi era. Abbiamo visto un attimo chi era, ma non abbiamo effettivamente capito come si chiamava. Avevamo trovato la maschera, però poco di più. Qua non c'è niente, no? No, qua non ci sono cose interessanti. Mo metti l'altra maschera e cade giù una bara con un mostro dentro. Ci sperano tutti. No, ma Final Fantasy. Sì, Final Fantasy. L'altra volta su Resident Evil c'è stato un momento, cioè, che effettivamente era così, tu raccoglievi le maschere, le mettevi su delle facce, e una volta che avevi messo tutte le maschere sulle facce, cascava giù una tomba. E c'era anche un'altra roba che ricordava Resident Evil, l'ho detto sul gameplay che ho caricato, mi sa, oggi pomeriggio. Ovvero che ci sono delle vasche piene di liquido che tu devi svuotare, e alla fine trovi un oggetto. Su Resident Evil molto spesso succede sta roba. Ce l'hanno fatto apposta. Sì, sì, secondo me sì. No, ma infatti non vedo non la vedo come una roba negativa questa. È tipo una reinterpretazione. Anche una citazione, ma va bene, non mi importa. Aspetta, questo però l'abbiamo già fatto un attimo, eh. Un attimo, ragazzi, mi sto perdendo. Era ora, finalmente mi sono perso. Su Resident Evil è molto più facile perdersi. Qui ovviamente non c'era la mappa. No. Ok. Qui secondo me è dove devo riuscire. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Cerchiamo il posto numero 9. No, that's not it. 5. Ok. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is. Ah. Not following. What? Perché prima abbiamo ascoltato un messaggio che io adesso non mi ricordo, sinceramente. I can't believe they sat me across from Boris. Across. I don't care whose nephew he is. He's dall'altra just a parte. Sexist and late. Quindi noi adesso andiamo dall'altra parte rispetto a Boris, che è questo qua. Across from Boris. The man I'm looking for. This is where he died. E adesso andiamo a vedere chi era al posto 4 e rullo di tamburo. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Fa piacere che sono morto. Chi è più bravo a cucinare? Bah, dipende. Allora, diciamo che Nicola c'ha varie cadute di stile, ma qualche piatto gli riesce benissimo. Ah, io sono andato proprio in bocca io. E come funziona il salvataggio questo? Salvo automatico. Salvo, salvataggio automatico. Il gioco sta iniziando a far breccia nel mio cuore. Nel mio intestino. Poi piano piano scenderà. Ok, Nick. Poi piano piano scenderà. Lui. Mi sa che è qua. È là dentro, è là dentro, è là dentro. Stavo uscendo. Porca troia! Devi andare Devo andare a sinistra, devo tornare dove sono venuto.
dove sono venuto. Dove sono venuto? Dove sono venuto? Continuiamo. Quarzo vuole diventare azionista di Deliveroo e Glovo. Non a caso. No, non voglio diventare azionista di niente. Dai, però non è così male a cucinare in realtà. No. Ma manco io sono così brava, cioè. È manco così male, però. No. Sì, quindi fatemi capire. Questo viene qua e io dove me nascondo? Un tel bush de kill. Forse non c'è qua. Sto trattenendo il respiro. Ello. Run! No! Cazzo, mi ammazza mo, Ho sbagliato direzione. Un par di volte. Ma perché la telecamera è girata in questo modo di merda? È fissa. Merda! Fuggi. Allora. E lui può venire anche qua? Sì. E che palle. Però qua c'ha un aspetto. Cioè qua lo vedi. Ah, è una cosa. Faccio jogging. Guarda quel cappellino, te lo si ruba troppo cool. Troppo cool. Adesso finalmente possiamo liberare anche il caro Nick. Nick. Grazie Nettuno per la compagnia, veramente. Buonanotte. Si è squagliato. E lì ci sono i bolt cutter. Delle tronchesi che mi servono per aprire un cancello. E per recuperarle, ovviamente, dovrò tornare nella dimensione umana da questo coso. Dove c'è il mostro però? Forse c'è, forse non c'è. E adesso le vado a prendere. Il comportamento del signor Rekovic è assurdo. Sono un'infermiera, non una bambinaia. Capisco che gli serva qualcuno che la tenga d'occhio, ma ho già il mio bel da fare. Anche se ignorassi tutti i miei altri doveri, devo sempre prendermi cura del povero signor Tarkovsky. In ogni caso provo a fare del mio meglio. Almeno la ragazza è tranquilla, sta quasi sempre sulle sue. Ama parlare con gli amici immaginari, ma credo che sia normale alla sua età. A volte sento che porta avanti intere conversazioni e giurerei di aver sentito le voci di due persone diverse. Ha davvero un gran talento, deve essere di famiglia. Talento uguale pazzia, però va bene. E sta bene. Tu ce l'avevi gli amici immaginari, Quarzo? No. No. Mai avuti. Manco io, mi sa. Fucking finally. Fucking finally è bello. Fucking finally è veramente bello. Specialmente sì, perché ci ho messo tutto di oggi a fa' sta cosa. Allora, il modo per tornare nella stanza ricreativa l'ho trovato. Adesso devo tornarci però. This place. This is where I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. That thing. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Senti quante voci. Il mio povero signor Tarkovsky, che ti è successo? Abbiamo i risultati del test, non ci sono segni di danni al cervello o di demenza. Eppure guardo i tuoi occhi vuoti e tristi e ho questa orribile sensazione che non ci sia nessuno a ricambiare lo sguardo. Non temere, amore mio, mi prenderò io cura di te a qualunque costo. Mi assicurerò che tu sia il più felice possibile. 450 mg di venlafaxina ti tireranno su. Questa è l'infermiera che noi abbiamo visto all'inizio, nella prima parte del gameplay, che si stava prendendo cura di questo vecchio pittore. Ah, ok. E questa è una storia in realtà che non credo abbia tanto a che fare, almeno ancora non ha tanto a che fare con... Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even
expect that you left? I hope so. Cause I want you to feel. L'ha ammazzato. Everything. L'infermiera l'ha ammazzato. It got to her first. But why? Mamma raga, sapete che sta roba mi ricorda pure The Outsider, la serie TV. Che quel mostro entrava dentro le persone. Sai, io non l'ho vista The Outsider. L'ha vista insieme a me. Quella The Outsider. Quella con la nera. Ah, sì. Che faceva sì, un po' sì, da medium pure sì, lei, sì. No? Mamma, veramente. Ma è venuto in mente. Oh, mi ha ricordato. Mm. Questa è figlia di uno che ha le pompe funebri. Ok. E vive esattamente sopra. La casa sua era esattamente sopra al posto dove c'era le pompe funebri. Okay. E mi ricorda Six Feet Under. Sì. In più lei ha le visioni della gente morta. Tipo lei ha incontrato il padre morto. Mm. Eppure questo mi ricorda molto Six Feet Under. In più mi ricorda Silent Hill, Resident Evil. E adesso Stranger cos'è? Things. Stranger Things. Cioè, una marea di roba. Le porte per bellezza, vabbè. Ciao, ah no, Gianluca se ne va. Ciao Gianluca, grazie mille che sei passato, buonanotte. Sono? Prego brevemente per tagliare la catena. So worth it. I love you, bowl cutters. I love you, bowl cutters. Cutters. Oh ragazzi, io adesso guardo quando è il salvataggio, 22:42, quindi 3 minuti fa. Beh ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui per oggi. Abbiamo visto abbastanza. E saluto voi di YouTube. Questo ovviamente è un video, come avrete capito, che ho realizzato in live, ma vi saluto perché probabilmente lo starete guardando ovviamente su YouTube. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. E io intanto raga stacco. Adesso te la